Mi chiamo Trivellin Ennio. In questo momento ho 89, no, non arrivo ancora, manca di, prossimo anno ho 89 anni ad aprile. Io sono dal 1928, ho 16 anni quando sono stato preso. Quindi non ho fatto il militare perché poi quando ho finita la prigionia e rientrato sono stato conglobato nell'esercito italiano, non mi ha chiamato a fare servizio militare. Mi ha dato anche il grado di sergente maggiore. La cosa è questa in sostanza. Nelle scuole, soprattutto dopo l'8 settembre del 43, quando diciamo oramai eravamo stati vessati dalla guerra, perché avevamo capito che siamo stati buttati in un'avventura per la quale non eravamo minimamente preparati e non avevamo neanche motivo di farla, perché non c'è niente di più antistorico, me lo insegnava mio padre, che gli italiani facessero una guerra con le Alpi alle spalle. Vabbè. La baruffa è sempre stata con la faccia verso nord, quindi era tutto antistorico per gli italiani. E anche se non te ne parlavano mai, e a sabato bisognava andare a fare le esercitazioni, va bene, della gioventù italiana del Littorio, eccetera, la capacità critica del giovane esiste. E a poco è cominciata una specie di rivolta interiore. Va bene. Quando poi, quando l'Italia, va bene, si è precipitosamente ritirata dalla guerra, lasciando in balia dell'avventura tutti i giovani che aveva chiamato le armi, eccetera, perché l'8 settembre la tragedia era vedere, io sono di Verona, la presenza di 16.000 militari inquadrati, va bene, presi prigionieri da una compagnia delle SS. Ma perché? Perché non volevano più combattere, non avevano più niente, va bene, e poi non avevano motivo di combattere neanche contro i tedeschi. E dice, beh, è stato a casa sua, va bene, chi li disturba, faccia quello che voglio, ma non qua. Ecco, da lì è nato lo spirito, va bene, che vedeva i tedeschi non tanto dei nemici, degli invasori, perché abusivamente difendono la loro terra, massacrando la nostra. E la nostra avversità era maggiore verso invece chi li appoggiava. E da qui è sorto il movimento partigiano. Non era un movimento che avesse delle precise idee, va bene. In parte era stato preso, conglobato da partiti politici facili da identificare, ma per altri scopi, va bene. In parte no, era proprio una rivolta. Una rivolta. Naturalmente anch'io a 16 anni ci ho partecipato, va bene. Verona era una sede pericolosa per queste cose, perché era praticamente la sede della capitale della Repubblica Sociale, la Repubblica Fascista proprio. Noti che era un fascismo diventato velenoso quando avevamo visto che il 25 aprile luglio dello stesso anno, quando cadde il governo di Mussolini, che palesò che cos'erano gli italiani, che del fascismo non volevano sapere, era una minoranza, lo era, la maggioranza doveva portare il distintivo, se no neanche aveva il posto di lavoro, va bene. E questo era il corso. Naturalmente anch'io sono entrato in un'organizzazione partigiana. Non avevamo grandi scopi, lo posso anche dire, a Verona avevamo capito oramai che i tedeschi dovevano tornare a casa sua anche se non gli piaceva. Vabbè. Che si sarebbero ritirati, che nei ritirati avevamo visto, distruggevano tutto per impedire l'avanzata delle forze anglo-americane, perché sul suolo italiano era anglo-americano. E il nostro progetto era cercare di salvare i ponti sull'Adige in città. Non avevamo grandi ambizioni di riuscire a salvare 7-8 ponti, erano. Non è l'Adige di qua più grossa. E cioè ci voleva una preparazione, raccogliere armi che ce n'erano state abbandonate dappertutto dopo il crollo dell'8 settembre, non certo armi di grande importanza, ma fucili, quelle robe lì, eccetera. E avevamo visto la necessità di prendere contatto con quelle organizzazioni partigiane che già operavano con atti di sabotaggio, eccetera. Allora noi giovani andavamo alla perfezione, avendo 16 anni, eccetera, per fare i servizi di staffetta.
tra la città e le zone di montagna. Questo però ha portato nel volgersi delle cose che i fascisti, per combattere queste formazioni, filavano dentro dei giovani invece che, pur essendo minoranza, avevano la testa dall'altra parte. Ed è lì, va bene, ci hanno catturati per delazione proprio, va bene, con nome e cognome, tutto un gruppo completo, non io solo, è tutto un gruppo completo. Ci hanno preso non una volta, ma una volta ci siamo trovati tutti quanti. E la cosa che, vista adesso posteriore, ha qualche cosa di disgustoso, che ci catturavano e ci consegnavano l'SS. Ossia non avevano neanche senso di responsabilità di fare quello che dovevano fare per la sua parte, no? Va bene. Ossia, dicevamo, noi li lucidano gli stivali, va bene, termine molto. Ho fatto un breve, un periodo, 7, 8, 9 giorni, proprio nella sede del comando generale della SS. Interrogatorio, casi della vita. Che intanto si riprende, mi interroga, ma lui non mi tocca neanche con un dito, era un suo aiutante che mi dava dei spalloni eccetera. Felicemente per me ero stato l'ultimo a essere catturato del gruppo, l'ultimo, perché loro mi cercavano a casa e io non ero a casa, la famiglia era affollata, va bene, quindi allora, per non sbagliare, catturarono mio padre, solita storia. Qui gli altri tesini qua ne hanno fatto anche loro una magra, una nera esperienza, perché qui a Bolzano c'era un intero blocco di ladini e di altri tesini, non uomini, donne e bambini ostaggi, perché gli uomini non si erano presentati nella barriera. Da lì contro il messaggio che mio padre, anche lui catturato, è vivo ed è una cella poco distante da me, ma non posso entrare in contatto. Poi mi trasferiscono in un antico forte ex austriaco, Verona circondata da tutte le fortificazioni del quadrilatero ancora, conservate come monumento storico, vedi. Ci trasferiscono là. E da lì in genere era dove si partiva per la fucilazione, perché c'era tanto di manifesti che il possesso di armi eccetera era fucilazione immediata. Dopo la storia ha spiegato perché non venivamo fucilati. Va bene. Periodo nella fortezza, una prigione opprimente, veramente ancora descrivibile, sì, che non era nata come prigione, ma come fortezza, va bene, mai utilizzata, perché il quadrilatero austriaco passò al Regno d'Italia senza combattere, perché quella zona non combatteva mai. Da lì fu spedito a Bolzano, qua, al Durkaslager di Bolzano. Lì incontrai mio padre, prigioniero anche lui, solo che io ero nel blocco minimo, era dei pericolosi, triangolo rosso, vestiti con le tute bianche eccetera. Lui era vestito con la tuta bianca perché lavorava al reparto falegnami, essendo, era un bravo artigiano con un'azienda anche che andava, va bene. Ma Riesu si vede a parlare col capo della falegnameria, che era un prigioniero italiano anche lui, va bene, si chiamava Palazzi, dico io, non mi ricordo. Quello andò a parlare con il maresciallo Haga. Io me lo ricordo ancora sto maresciallo. E mi tirarono fuori dai prigionieri politici, però io la sera dovevo tornare a dormire là. E diventai l'aiutante di mio padre. E durante il periodo lì abbiamo fatto una sola opera di falegnameria. Abbiamo costruito il portone principale delle prigioni del lager qua, del Durkheim. Vabbè. Poi un appello della mattina, chiamano i numeri, vengo fuori, Mauthausen. Tre viaggi ossessivi, perché ti mettevano sui carri ferroviari delle ferrovie italiane che erano state fatte sempre in funzione degli eserciti, cavalli 8, uomini 40.
gli anziani questa ditta la conoscono perché era scritto fuori sui carri fare cavalli 8, uomini 40, ma ci mettevano dentro in 70 invece. Quindi nei viaggi tutti stipati c'era un problema di carattere igienico, non ve lo lascio descrivere, buonanotte. Secondo, come potersi riposare a turno, uno si accucciava e l'altro stava in piedi, stava lì più che poteva finché l'altro cominciava a tirare calci, perché doveva questo alzarsi e farlo lui di mettersi là per riposare. Non si è andato niente per il viaggio, ma dal campo ci siamo lasciati partire con tutto quello che avevamo, vestiti, e avevamo anche qualcosa da mangiare, perché il comitato di liberazione di Bolzano, di italiani, meriterebbe un monumento insieme con quelli della SOD, però, perché facevano finta di non vedere, perché mi ha mandato dentro un pacco di roba da mangiare e non sapevo da dove veniva. C'era il mio indirizzo, apparentemente sembrava che fosse entrato quelle poste, va bene? No, lì guardi, hanno fatto veramente cose stupende per aiutare i prigionieri, e devo dire questo: c'era la complicità silenziosa di buona parte della popolazione di lingua tedesca. Era una complicità silenziosa, si può mai capire. Devo dire. E Mauthausen, arriviamo a Mauthausen, è qualcosa difficile da descrivere. Sembrano quei film dell'orrore che fanno vedere adesso il cinema. Vabbè. Arriviamo dentro in grandi, si portano una garage, parte bassa del campo di Mauthausen. Il campo di Mauthausen, tutti pensano che sia un campo di concentramento. No, è un penitenziario se uno lo vede. È forse l'unico che ha quelle caratteristiche. È costruito su una collina, bellissima per un albergo perché vedi il Danubio sotto, eccetera. Sopra una collina, ma è con potenti mura di granito, va bene, eccetera. Non c'era il reticolato fuori, il reticolato era dentro, perché non accedessero alla grande mura, va bene. Ci mettono nudi, ci rasano, ci depilano letteralmente, ci fanno la Lagerstrasse con rasoio in mezzo alla testa, va bene. E su per la scala interna, c'è tuttora, entriamo nel campo. La parte posteriore vediamo la grande porta cinese. Io l'avevo battezzata mongolica quando l'ho vista, chissà perché, vabbè, ma chi è stato quello dell'architettura? Finché ci guardiamo intorno, vediamo venire avanti due carri spinti a mano da fantasmi che, vestiti a righe, che li spingevano, e uno davanti che teneva il timone, carico di cadaveri nudi. Freddo, perché ci avevano appena vestiti con queste giacchine che per me era carta ritorta, era, va bene, sporca, perché era quella levata ai cadaveri che ci davano, va bene. Un senso quasi, o è un manicomio o io sto vivendo un film surreale, va bene, mi dicevo, va bene. Non riesco a capire cosa succede qua, va bene. Ci mandano al reparto della come si dice, periodo per la protezione delle malattie, porco, non mi fuggono i termini, come blocco 21, che invece non aveva nessuna questione sanitaria, era il posto di destinazione, perché il campo di Mauthausen era il centro di una stesura di satelliti attorno, va bene, che arrivavano fino a Vienna, d'altra parte lì era, diciamo, il comando, l'amministrazione centrale di tutti i campi di prigionia politico, civile, chiamo come vuol dire, esistenti in Austria. Faceva tutto capo a Mauthausen, al comando del colonnello Franz Reis. Vabbè. Ora, diciamo che il campo di Bolzano ci aveva dato un'altra visione della prigionia. Era una prigionia dove c'era il rispetto umano. Io non posso dire che mancasse, c'era sì due delinquenti non tedeschi, e Misha e l'altro, che io non mi ricordo quel nome dell'altro, Misha era Seifer, mi ricordo quel nome. Ma le guardie tedesche o pseudo tedesche, perché uno di uno sapevo anche il cognome, Pescosta, va bene, che era di Villa Bassa, era il rappresentante delle Feltrinelli Legnami da Borghese, e mio padre era un suo cliente, mio padre, va bene. Lui era lì non perché fosse perché
nell'organizzazione delle SS i guardiani dei campi di concentramento non erano delle SS combattenti, erano degli imboscati, dei cattivi delinquenti, ma cercavano di non avere contatti diretti con i prigionieri. Quindi il Pescosta, mio padre mi ha detto, perché lì ho incontrato mio padre, non avvicinare, dico, perché anche lui farà finta di non conoscerti. Ma difatti questo Pescosta non ha mai parlato con un prigioniero, mai. Poi si vedeva raramente perché camminava con la stampella, una gamba sola, l'aveva persa in Russia. Va bene. Ma lì il rispetto umano c'era. Dio, c'era le ristrettezze di una prigionia, va bene, niente da dire, ma niente di inumano organizzato. C'erano le passie e tollerate, questo ecco la parte grave della responsabilità. E questi due delle SS, ma erano degli ucraini, vabbè, pazienza. Dopo un periodo non lunghissimo, 30 giorni sono rimasto qua, non di più. E proprio anche stamattina finalmente era andato via il nuvolo, e venendo qua ho visto Rosengarten là, perché il campo di concentramento era un posto stupendo, va bene. Paesaggio col forte qua del Val Venosta, che è l'imboccatura, e di qua, proprio le Rosengarten là, va bene. Poi, per finiti gli orari di lavoro la sera, si conversava tra noi, non eravamo isolati di non poter conversare, eccetera. Quindi arrivare là sembrava, non so, di essere usciti dal mondo. E lì ho cominciato le pensazioni. Pensate, arrivi, ti spogliano e ti tolgono tutto. Quelli, per esempio, che avevano gli occhiali, come lei, dicono, dalle gli occhiali, mica, adesso sai gli occhiali. Avevano là fusti dopo la guerra, pieni di occhiali. Poi aprire la bocca deve essere denti d'oro, perché allora quelli venivano tolti subito. Questo è il clima. Subito ti introducono nell'etica di Mauthausen. Eravamo in forza, allora si mandano per 2 giorni a portare su le pietre dalla cava per la grande scala. L'abbiamo fatto solo per 2 giorni, ma noi altri eravamo ancora abbastanza in forza, per noi non è stato un sacrificio. Ma ho capito solo dopo 50 anni che era solo una lezione etica del campo, perché si faceva questa salita, era un dislivello di circa 60 metri, questi gradini, zufum, carico, va bene. E cosa ho scoperto poi, dopo 50 anni? Che la cava veniva direttamente in uscita sulla strada, dove poi il camion scendeva passandoli davanti. Quindi era proprio per darti una lezione. Dopo 2 giorni mi ha mandato a spaccare le rape da foraggio a pezzi, perché venivano poi sfogliati nella macchina, vabbè. Perché c'era il pranzo del mezzogiorno, era la scodella di rape da foraggio bollite, quelle belle gialle dei cavalli, vabbè, dolciastra, eccetera. Quello era il pranzo di mezzogiorno. Alla cena era invece qualcosa di più lussoso. L'esercito tedesco aveva delle pagnotte quadrate, che doveva essere di segala, in teoria, chissà cosa c'era dentro, c'era di tutto. Era pesato 1,5 kg, penso, però non mi ricordo che pesava. 1 in 12. Spaccata in 3 parti, pezzettino l'uno, e quella era la cena. Ma la parte più grave, ecco, la quarantena era in quel posto, era il blocco 21 dove ero io, erano 2 blocchi, era il 21 e il 22, blocchi di quarantena. Durante il giorno non si doveva fare niente, doveva stare fuori all'aperto, vestiti di carta a righe, va bene, fuori all'aperto, era già novembre, freddo, va bene, come ieri qua. E poco a poco il gruppo, che viveva umanamente abbastanza saldo, io, uno, un gruppo Ebens, un gruppo Melk, un gruppo. Io sono stato mandato via forse molto prima di altri, perché solo di un gruppo sapevo dove erano andati a finire, quelli di Ebens, e basta. E gli altri li ho saputo dopo la guerra. Io sono stato destinato al Gusen 1. Il Gusen 1 era un'espansione di Mauthausen, si andava a piedi, non era mica lontano, si andava a piedi. Perché
a Gusenmundo c'era l'impianto industriale, faceva le fusoliere degli aeroplani della Messerschmitt e parte della meccanica della Steyr del Machine Pistol, altro reparto. Pensate che Mauthausen era stato campo di concentramento dei prigionieri dell'esercito austriaco nella guerra 15-18 e c'erano ancora alcune delle baracche. Dopo sono state eliminate, ci sono ancora le fondazioni. E tre prigionieri insieme, c'avevano due persone anziane, di una certa età, di San Donato di Piave. E uno si chiamava Rizzo e uno Baron. Uno era un geometra e uno un colonnello di complemento dell'esercito italiano. Morti tutti e due, là. E mi ricordo uno sconsolatamente ha detto: non abbiamo pagato la cambiale, allora fa, Dio ci manda, vuole la riscossione. Sono morto. E poi avevo un grande amico a cui mi aveva affidato mio padre, ha disperato mio padre, quando Le Petit, che era un grande industriale farmaceutico italiano, anche se poi non era francese. Quello è morto il 4 di maggio, nello stesso giorno che là sono andati dentro la serie agli americani. Va bene. La prigionia, guardate, era un progressivo, va bene, sfruttamento della macchina umana, dove era prevista una durata di 180-200 giorni, quindi non era necessario preoccuparsi di dargli molto da mangiare, perché i ricambi li avevano. Avendo loro questo flusso continuo di prigionieri da tutte le nazioni europee che avevano occupato, non si preoccupavano di farti durare. Quando proprio non stavi più in piedi, va bene, se cadevi a terra da solo, il servizio era fatto, ti portavano al blocco 32, che era adiacente al crematorio, in modo che fosse poi lì comodo buttarlo dentro. Va bene. Se invece c'era un soprannumero, allora c'era la selezione e si fa in camera a gas in gruppo. Va bene. La fame, signori, portata così avanti, ti rende a poco idiota, letteralmente. Ma io ho fatto poi delle analisi a posteriori, quando sono tornato, c'è uno spirito di conservazione che non ha proprio niente, secondo me, di psicologico, deve essere proprio una cosa materiale, carnale, perché non ragionavamo molto, va bene. La libertà di andarsene di qui, e se va lungo non ce la facevamo, difatti. Chi non sapeva darsi una filosofia di cosa erano i primi che sparivano. Io avevo sempre un barlume di quel che passava attorno, va bene. Si lavorava 12 ore al giorno. La prima parte dei lavori, la Messerschmitt, l'ho chiamato il lavoro da idiota, perché non avendo qualifiche professionali particolari come studente, vabbè, dovevo raccogliere i ribattini che andavano per terra, perché si chiudavano quei ribattini le fusoliere, e sopra c'era le classificazioni della qualità, doveva riclassificarle e passarle i conti. Successivamente finivo col passare anche invece alla chiudatura. Nell'intervallo mi si incongelò un piede, perché si alzava la mattina alle 5, un'ora in Appelplatz, all'aperto, piovesse o nevicasse, là, pronta, poi via. Piedi in mezzo all'acqua gelata, si è congelato un piede. Io non ho mai protestato, perché sapevo, ormai avevamo capito del pericolo, se tu ti dendevi dal lavoro, via, camera gas. Ma ha buttato fuori invece il sorvegliante dell'SS e quelli della Conta. Lì ho avuto la fortuna, sono andato a finire in una delle due baracche di infermeria, che era presieduta da uno spagnolo. C'erano prigionieri spagnoli, parte catturati in Francia nel 40, e una piccola parte sopravvissuta, che erano stati regalati da Franco alla Legione Condor dell'aviazione quando rimpatriarono della guerra del 38 spagnolo. Scuola, avete mai studiato della guerra della Spagna? Sì, sul serio. Guardate che ha avuto 1 milione di morti in quella guerra civile in casa. Va bene. Ma è rimasto sempre un barlume, va bene. Quindi il spagnolo poi è venuto a dirmi in un certo momento: ma ha curato lui, acqua assaggiata e fascia di carte, va bene.
però forse questi 15 giorni del non far niente, eccetera, mi aveva un po' rinforzato. Visto quello di prima, eccetera. In due per branda, dei canini italiani, no? Il primo che avevo in fianco era un albanese, è morto di notte, e pian piano con una gamba sono riuscito a buttarlo fuori dal letto, perché c'era, cioè, no, il cadavere dovevo tenermelo lì fino alla mattina. Poi mi viene messo lì in fianco un russo, un tenente d'artiglieria, mi ricordo il nome, Victor, va bene, e era di Zaporozhye nativo. Sono andato a cercare una volta dopo, tornato dove sto Zaporozhye in Russia. Chissà poi che fine avrà fatto. Perché. In modo torno al lavoro e mi mettono la chiodatura delle fusoliere. Loro dicono che non sapevano niente i tedeschi, dicono, non è vero, perché in ogni capannone dove si lavorava c'era un tecnico della Messerschmitt che doveva vedere se facevamo i lavori accettabili. Però non poteva rivolgersi la parola, doveva parlare quando passava uno delle SS e le sue ragnanze, e questo in certo senso ci proteggeva, perché si guardava bene, perché sennò erano botte da orbi, botte ne prendevamo lo stesso a ogni occasione, e si portava da mangiare da casa, perché noi avevamo la nostra zuppa nel nome dell'igiene, 10 gamelle per un gruppo di 50. E allora quando te la dava in fretta, se no quello dietro non mangiava, perché quando era passato l'orario chi aveva mangiato, anche se ce n'era ancora, non mangiava il giorno dopo, perché bisognava tornare immediatamente al lavoro. Cioè, era tutto studiato perché nei 180 giorni ci fosse il ricambio. Successo che questo qua, eravamo oramai ai primi di aprile, scarta la sua roba, butta in terra un pezzo di giornale, assalto per prenderlo da tutti, perché i pezzi di giornale ci servivano per farsi le imbottiture antifreddo, va bene, ma oramai era aprile, non era più freddo tanto, e lo piglio in mano, avevo studiato tedesco per 2 anni a scuola, leggo quella Wehrmacht ad Augsburg ha inflitto grandi disastri agli americani respinti. Augsburg, Dio, ma Augsburg. E allora mi viene in mente, una volta si viaggiava molto alla buona, che in Italia erano i viaggi low cost, il papà metteva una carta geografica sulla tavola e ti spiegava, e tu viaggiavi da bambino a seguire i viaggi. E mi ricordo che avevo fatto le elementari e vedo sto secondo Augsburgo, dico, ma questo nome qua, dico, non è italiano Augsburgo, cioè, ma non è italiano, dice, il nome è tedesco, ma è una città che era stata dedicata, era dentro, dice, il confine Limen, va bene, all'imperatore Augusto. E allora ho detto, ma io mi ricordavo e mi spiegavo, mio papà, guarda che a sud del Reno, tra il confine della Francia e il Reno, e mi ricordo, allora sono gli americani, sono già a Augsburgo, siamo salvi. Devo contare il tempo, perché è durato un mese questa situazione. Sono venuti avanti a rotta di collo in direzione. L'esercito americano non ha puntato su Berlino, ha virato a destra e è venuto giù verso l'Austria. Di corsa, l'intento era di tappare i russi, non le cose. E lì è cominciato a sfasciarsi finalmente quello che era l'organizzazione. Vabbè, bombardamenti su Linz non li potete immaginare, perché c'era degli impianti per la produzione di benzina sintetica, abbiamo dopo risalito dove adesso c'hanno le acciaierie, e bombardamenti a non finire. Ma a un certo momento ho cominciato a vedere arrivare gli aeroplani che facevano dei mitragliamenti sulle strade. In Italia avevamo già fatto l'esperienza di questo prima da prigionieri, allora dico, vuol dire che c'è l'esercito americano che sta venendo avanti, perché quelli li pulivano le strade, va bene. Metà di aprile il crematorio cessa di funzionare perché non c'era più carbone, e si formano cataste di cadaveri tutti i giorni, perché mangiare era diventata una roba saltuaria se ce n'era. Però continuava lo stesso l'Apple Plus all'alba, eccetera, ma da mangiare più della rapa da foraggio. Una volta dei piselli che hanno trovato non so di che genere, che probabilmente servivano per andare a caccia da tanto che erano duri, ma se puliti e basta, arrangiati.
E allora eravamo in attesa della fine, ma la moria si incrementò perché non mangiavano. 23 aprile, grande sorpresa. 23 aprile. Sapete che mi ricordo la data? Perché era il mio compleanno. E entrano dei camion della Croce Rossa Svizzera. Portano via tutti i prigionieri francesi e li avrei rimasti. Ma li avrei rimasti a Mauthausen, sarà stati 10 o 12, no, 20 anche, perché c'erano i bambini. Mi portano via anche i miei aiutanti, che li chiamo aiutanti perché li avevano abbinati a me. Bambini ungheresi, ebrei, più piccolo aveva 9 anni e più vecchio 12. Si sono salvati i poverini perché l'hanno portati via. L'Ungheria l'hanno strapassata malamente, in marzo era stato, quando hanno avuto quello. Va bene. E li hanno tutti lì e li utilizzavano. E al 1° di maggio la SS abbandona il campo. E subentrano alla guardia, ho letto dopo, i pompieri anziani divenivano il Volkssturm, si ricorda che avevano fatto il Volkssturm. E io, per il fatto che del tedesco, e dopo l'ho messo in limbo, mi sono guardato bene di continuare a usarlo, però è rimasto qualcosa, perché quando in maggio sono andato al suo Mauthausen, all'improvviso avrei messo lì dei tedeschi e mi sono messo a parlare. Io non mi ricordavo più niente, eppure capivo quel che diceva, no, vabbè, e gli rispondevo. E questi qua ci hanno trattato con un assoluto rispetto, va bene? Finivo a parlare con noi altri, perché erano anziani, alcuni di questi avevano fatto la guerra del 15-18 sul fronte italiano, erano stati prigionieri degli italiani, e loro sono rimasti così perché noi da prigionieri mangiavamo molto di più di quando eravamo nell'esercito austriaco, dice nel 18, perché ce ne avevate voi, ma ce lo davamo, dice, da mangiare. Ma il 5 maggio siamo all'appello ancora, ma non più all'alba, gli austriaci lo facevano a mezzogiorno quando c'era il tepore, con tutta calma, dovevano dare un rendiconto probabilmente, va bene. E quando uno era malato andava in infermeria, tanto il crematorio non funzionava più, quindi non c'era caso di... e le catastrofi sempre più ampie di cadaveri. 5 maggio siamo all'appello, vediamo sbarancarsi il portone, dove adesso hanno fatto una villa del portone. Entrano dei militari che camminano rasenti il muro di cinta a fucile spianato, ma vestiti di verde. Erano una quindicina, non di più. Su chi vive, questi qua sparano, sparano a noi. A un certo momento invece vediamo gli ultimi della fila, erano dei neri. E lì abbiamo capito che era finita. Ma sai cosa vuol dire l'idiozia? Non sapevamo né cosa dire né cosa fare. Lì, guardarci intorno. Allora lì hanno cercato, non c'era neanche uno di questi che parlava in italiano. La lingua inglese non era molto diffusa. Farsi capire di non uscire dal campo perché ci sono mine intorno, potrebbero essere sparatorie eccetera, ma che a breve vi arriva il resto, il grosso, perché cos'era? Una pattuglia che veniva avanti, due F-Track e una Jeep con una mitragliatrice, basta. Ed era convinti di essere entrati a Mauthausen, perché loro erano stati chiamati per andare a Mauthausen, non sapevano che esisteva un campo che lo precedeva appena appena. Vabbè. Siamo stati noi a spiegarli, no, per Mauthausen andate su per la collina. Là gli spagnoli però avevano già occupato il campo, si erano organizzati gli spagnoli, si sono rivoltati, va bene, ma nessuno gli ha sparato contro niente perché c'erano gli austriaci, va bene, eccetera, gli hanno tolto le armi, questi qua. E loro a Mauthausen sono stati accolti dagli spagnoli. E lì è finita la prigionia. Tempo di tornare in Italia, 2 mesi. Perché? Ferrovie distrutte dai bombardamenti. Mi ricordo quando un certo tempo avevamo protestato perché alcuni hanno tentato di andare via a piedi, anche i spagnoli organizzati di andare via a piedi, e noi quando siamo andati fuori con la bandiera in testa della Spagna, della Repubblicana, credo di andare qui. Difatti
ma qualcuno l'ha proseguito, ma altri no. E la polizia militare americana andava in giro a raccoglierli e riportarli lì, vabbè, perché facevano pena, poveretti. Dopo sono stati rimpatriati, hanno dovuto fermarsi in Francia, hanno dovuto, perché non potevano tornare in Spagna. E portati in Francia, va bene. Noi siamo rientrati, siamo arrivati a Verona il giorno di San Pietro e Paolo, il 29 giugno. E quando abbiamo protestato ci hanno dato una spiegazione, Casi della Vita ci dà la spiegazione, il comandante che aveva la responsabilità per Gusen, Mauthausen, eccetera, di cognome Bertini, e parlava qualche parola di italiano, era un capitano, noi non lo sapevamo neanche, vabbè. Che dice, in Germania in questo momento ci saranno 30 milioni di prigionieri da rimpatriare, tra russi, francesi, c'erano ancora i francesi del 40, I mezzi di trasporto sono quelli che sono, i viaggi sono avventurosi, si parte e non si sa quando si arriva. Noi abbiamo avuto un po' di rispetto di non fare a voi questo scherzo, dice, perché non siete in grado di fare un viaggio avventuroso. Infatti c'è durato in tutto, anche con un incidente di viaggio di ferrovia in auto, si è rotta la locomotiva per strada, siamo stati due giorni fermi sui binari, non ricordo. Vabbè, però avevamo la scorta americana che chiamava, cioè, non è venuto nessuno, ma eravamo tanto contenti lo stesso. E siamo arrivati in treno poi a Innsbruck. A Innsbruck ci hanno consegnato l'esercito italiano. C'era una compagnia della infanteria della brigata Montezemolo, messa nel vecchio aeroporto di Innsbruck, per ricevere lei tutti quelli che doveva rimpatriare per l'Italia. Noi altri siamo arrivati ormai che era notte in quel campo lì. Non c'era niente da mangiare, dormiva, non c'era nessuno, si era tanto il cancello aperto, dentro, andate dentro. Vado in cerca, perché tutti quanti avevamo fame, ormai era giorni che eravamo in viaggio, avevamo esaurito le scorte che c'erano andate. Sento odore di minestrone, vabbè, in una baracca, e le pentole più in pon stavano lavando, e lui diceva, battere, allora vi spiego questo perché sono qualcosa che hanno sempre del rocambolesco, vabbè. C'erano dei prigionieri arrivati adesso qua, venendo a Mauthausen, non sapevo neanche cosa fosse Mauthausen, queste cose. Se avete qualcosa da dire, no, non abbiamo niente. Peccato, perché dico, tante sigarette qua americane che non so cosa farne. Brum! Faccia vedere che cos'ha. Aveva un zainetto completo, sa quelli che aveva la fanteria austriaca col pelo di cavallo dietro? Pieno di sigarette. Perché? Gli americani ci davano a me 32 sigarette al giorno. Io fumavo e le mettevo via, perché avevo imparato da prigioniero cosa volevo dire. Va bene. C'era l'SS, faceva le provocazioni, avvicinavano poco i prigionieri, ma quando potevano ridere passavano vicino e coro fumando, poi pom, buttavano la mezza sigaretta, allora i fumatori accaniti non resistono, pom, tutti addosso per pigliarla. Chi lo pigliava generalmente non fumava, era denaro. I russi erano i specialisti, scolpo prolaiza, poi la vino cigarro, vabbè, vendevano il pane per fumare. Allora dico, ho capito, qua se sono fumatori, il giorno che avrò le sigarette lo uso per denaro. Quante me ne dai? Te rodo tutta, ci ho detto, se ci dai da mangiare va bene, tanto io non so che cosa fare, volevo dire, va bene. Ma le avevo conservate tutte, va bene. Siamo mangiati lì, il collega Avete, poi abbiamo dormito davanti alla cosa perché era notte, ma all'alba c'era ancora scuro con gli altoparlanti. Il gruppo arrivato da Mauthausen si porti subito il cancello numero, che cancello numero, il cancello ce n'erano solo, e c'era il treno, c'è il treno che va a Innsbruck. Innsbruck, Bolzano funzionava, solo quel pezzo lì. E si è arrivati a Bolzano a mezzogiorno, perché andava piano nel percorso. A Bolzano è stato un arrivo che ancora adesso mi commuove. Ci aspettavano le donne con la roba da mangiare. Perché in ferrovia arriva un telefonato, c'è un gruppo di disgraziati, eravamo dei disgraziati, proprio non capivamo niente. E siamo venuti a Sette Querce, ci hanno portato, lì c'era stato un ospedale in costruzione, credo, e lì era il posto di smistamento, non avevano niente, era tutto improvvisato, diretto dal comitato di liberazione qua di Bolzano.
era difficile arrivare a Roma perché l'evacuazione, la linea ferroviaria da Verona a qua era in costruzione, era stata distrutta completamente. Vabbè. C'erano delle aziende che dovevano ripigliare l'attività, che andavano a cercare i loro operai che sapevano che erano prigionieri in Germania, mandavano il camion, quello che c'era. Ma io non ho trovato nessuno che andava a Verona, andavano tutti a Milano, Torino, eccetera. Vabbè. E ho trovato un pullman dei frati del lago di Garda di Peschiera, che cercava i suoi di Peschiera, e chiedo, dice, no, frati, nel nome di Dio, tu non sei di Peschiera, non sai. Poi vedo un camion della Negroni in Salumi, e io questi vanno giù per Modena, Cremona, devono passare. Vado, sì, ma sono pieno, non posso caricarlo, stava già caricando. Allora io comincio a litigare. Il campo era tenuto come, come diciamo, presidio da partigiani armati. Vado da uno, gli spiego, come andiamo? Viene dall'autista, va, devi imbarcare, non posso, quali è là? Lo imbarchi, sì o no? No. Va bene, state qua. Si siede lì con il mister sulle ginocchia, parti qua, non l'avrei imbarcato. Vabbè. Allora mi imbarca, ma serve di stare sul cassone, perché quello che ho chiesto non è prima classe. Pensi che là nel muro avevo trovato anche il cartello della mia famiglia che mi cercava, l'ho strappato, portato via, vabbè, buttato via. E dopo sono stati contenti perché siamo partiti che c'era già quasi buio. Arrivati ad Ala, c'era uno sbarramento sulla strada col cavalletto con una deviazione. Questo qua non sa più dove andare. Dico, tu vai lungo la freccia. Il problema è solo se c'è ponte o no sull'Adige, ma se hai messo la freccia, dico, ci sarà. Infatti c'era una passerella di ferro. Dico. Ma dice che la strada lei non la conosco. La conosco io, dico, perché l'ho fatta in bicicletta tante volte che non hai l'idea. Allora fa, dice, mettiti dietro, batti se sbagli. Cosa sbagliare? Dico, se sbagli andiamo su per i monti o in Adige, uno dei due. Dico. E la strada romana, che adesso è diventata una strada bellissima, allora era una roba, ti porto fino a Verona. Dico. Vabbè, adesso per farla breve, mi faccio mettere giù in città, perché ho spiegato come dovevo raggiungere la strada per andare a Cremona, perché di solito loro venivano, ci andavano a un centro di smistamento che era in città, dove li rifornivano di nafta tutto. No, lui dice, voglio tirare dritto, spiego come devo fare, gli spiego. Uno dei punti di riferimento facile era la stazione ferroviaria di Verona, Porta Nuova, che dovevano passarci davanti. E io la descrivo perché era bella, monumentale. E dopo lui torna indietro perché non la trova. Io mi avventuro invece a piedi, io va bene, per la città, passando l'unica passerella che aveva già passato, l'ho battuto, mi sono fatto messo di lui, essendo qua, dico, perché? Ma sei qua, senti qua, da io devo andare dove c'era l'attività di lavoro di mio padre, perché avevamo fatto per i bombardamenti, convenuto che mettiamo scritto col colore sul cancello d'entrata di dove si trova la famiglia. Io vado là, ma non c'era più cancello. Spassato via dalle bombe, il laboratorio è rimasto intatto. Allora, devo tornare indietro, torno indietro dal punto dove sono arrivato. Non trovo mio padre che mi sta cercando, perché tutte le sere, lui era arrivato a casa il 2 aprile, è stato il secondo prigioniero che gli è andato l'Auschwitz per tornarsene con il comitato di Bolzano, che aveva già preparato tutto per portarli a Verona, perché sennò ancora se andavano loro. Vabbè. E lui è andato a casa, quindi ancora con i tedeschi che occupavano la città. Vabbè. E lui quando è andato là, ha visto questo camion, ci portavano tutti, ci avevano tutte notizie, parenti, e ho detto, sì, dice, ma non sa niente, sono tornati indietro perché non abbiamo trovato la strada, ci ha spiegato male, ci ha detto che passare davanti alla stazione, ma chi vi l'ha spiegato? Era un giovanetto, fa, giovanetto. Ma cosa vi ha spiegato della stazione? Che era bella, sì, per forza, più alti, pesi, alta così, mica sapevo io che era stata spianata, vabbè. E allora lui si avvia sulla strada che subito, presumibilmente, io avrei fatto per tornare a casa. Perché doveva passare per quella passerella, non c'era altro. E l'ho incontrato di notte sotto l'unico lampione di una via. Perché non ci hanno fucilato?
perché lì l'architetto, l'ingegnere Sperr, gli occorreva la manodopera e ha detto che erano pazzi fucilare la gente quando erano senza manodopera. Se fossi stato catturato un mese prima mi fucilavano e basta. Non datelo a raccontare in giro. Grazie mille. Tanti grazie. Ma l'hanno già scritto su un libro? Sì, Testini mi sembra si chiama. Che ha un titolo come Passeri sperduti. Sento. Perché diversamente dagli altri libri che hanno scritto molti di memoria dove si sentono tutti eroi, io ho descritto la miseria che vi ho descritto adesso. Non l'ho mica scritto io, è stato il mio intervistatore che l'ha scritto. E io non sapevo che mi stava intervistando, stava raccontando come a voi, ma lui non c'aveva macchine.